E Silo Luxotti, che è stata impostata già negli ultimi 8 anni, è un gruppo internazionale, voi lo sapete, abbiamo quasi 200.000 persone, siamo in 140 paesi, è un gruppo fatto di giovani. Oggi mi ricordavano che nel mondo quasi un terzo dei nostri dipendenti ha meno di 35 anni e la metà dei nostri dipendenti a Milano ha meno di 30 anni. Quindi le basi del futuro sono tracciate. Sarà una multinazionale aperta che ha 2 paesi che la compongono, l'Italia e la Francia. Noi diciamo che un po' il nostro cuore è ancora ad Agordo, ma la testa è a Parigi e a Milano, con competenze complementari. Siamo un leader assoluto nel nostro mercato e abbiamo ereditato dal nostro presidente questo approccio a guardare prima ai nostri consumatori, ai nostri clienti, ai nostri partner e solo dopo al profitto del nostro gruppo. Questa è una filosofia che credo noi seguiremo per sempre, o almeno finché io sarò alla guida di questo gruppo, e quindi troverete un'azienda aperta a tutti i partners del mercato, a far crescere questo mercato che è ancora molto piccolo. Una delle cose significative che abbiamo fatto, l'investimento nell'elettronica. Noi quando siamo partiti con i Ray-Ban Stories, il primo approccio vero al wearable, avevamo delle decisioni da prendere. Potevamo portare questo prodotto nel canale dell'elettronica e quindi toglierlo al canale dell'ottica. La nostra scelta è stata opposta. Noi abbiamo investito e stiamo investendo per portare l'elettronica all'interno del mondo che tanto ci ha supportato, per farlo crescere e farlo competere in uno scenario futuro che sarà molto diverso da quello di oggi. Quindi la missione del gruppo è chiara, l'approccio del gruppo è chiaro e credo che questa sia anche l'eredità del nostro presidente. Operazioni di M&A o mercati a cui state guardando, magari investimenti proprio su aziende di elettronica, chissà. Allora, molto velocemente, proprio siamo un po' veramente fuori tema, noi continueremo a crescere. Ricordo sempre una cosa, noi siamo un'azienda da quasi 23 billion e i nostri concorrenti più grandi forse difficilmente supera 1 miliardo. Quando noi cresciamo del 10%, cresciamo del doppio del nostro più grande concorrente. Quindi le nostre strategie per il futuro, se da una parte avranno un M&A, diciamo, complementare, ma la cosa e la missione più importante del gruppo è far crescere il mercato e far crescere i nostri partner.